Rita Rusica e Vittorio Cecchi Gori sono stati ospitati nel salotto di Barbara D'Urso nella puntata di Domenica Live andata in onda oggi 20 gennaio 2019. L'ex moglie dell'ex produttore cinematografico nonché patron della Fiorentina ha preso l'occasione per rispondere alle forti dichiarazioni rilasciate da Valeria Marini nella stessa trasmissione qualche tempo fa. Negli anni in cui ho incontrato Vittorio ho visto un uomo solo, ho cercato di aiutarlo. Lui era già divorziato da diversi anni. Non mi sono mai intromessa nei suoi affari, anzi, ho subito critiche. La querella è tornata a fare rumore dopo che la showgirl è stata alla festa di compleanno di Cecchi Gori. Mi sono sentita strumentalizzata semplicemente perché ho festeggiato il compleanno con lui, mi sembrava giusto dato che lui stava di nuovo bene dopo i problemi di salute. Alla luce di queste dichiarazioni, la Rusica ha risposto per le rime. Nella vita ci sono cose importanti, le chiacchiere stanno a zero. Noi siamo qua, ci siamo ritrovati dopo tanto tempo. Quando Vittorio aveva bisogno c'eravamo noi, si riferisce anche ai suoi figli, NDR, e se lui ora sta bene è anche grazie a noi. Sapevamo che lui era solo, non c'era nessuno che ci teneva veramente a lui. Questi sono i veri fatti. Cecchi Gori non entra nel merito della discussione, cerca di tenersi lontano dalla polemica e oggi si dice sereno dopo periodi bui. Mentre la Rusic rivela dei trascorsi parecchio burrascosi legati al periodo della relazione tra il suo ex marito e Valeria Marini. Quando Vittorio e Valeria stavano insieme, il rapporto con i nostri figli è stato pessimo. Lei non voleva far entrare Vittoria in casa, faceva entrare solo Mario. Metteva zizzania tra i nostri figli e metteva un problema tra Vittorio e Vittoria. L'uomo cita frettolosamente un litigio senza approfondire l'episodio e le dinamiche, Rita Rusic lo sottolinea, non si può litigare con una ragazzina di 14 anni. La posizione delicata in cui sta Vittorio Cecchi Gori non gli consente di schierarsi apertamente, per questo la sua ex moglie è comprensiva e chiosa, nessuno vuole infierire nessuno. Però quando lui è stato con Mara Meis non ci sono stati problemi, mentre quando ti sei messo con questa persona, parla di Valeria Marini, NDR, ce ne sono stati. Arriverà la controreplica stellare? Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.